Eccoci qua sulla pagina www.tinelli.eu. Se noi apriamo l'indice alfabetico, troviamo anche i miei primi post. Nei miei primi post andiamo a vederci qualcosa che è stato scritto ancora nel 2007, 2 giugno, testa della Repubblica. È stato scritto il 3 giugno 2007. Quanti anni fa? Un bel po' di anni fa. Facciamo finta che sia 2 giugno 2007, festa della Repubblica. Oggi desidero ricordare il significato del termine Repubblica, forma di governo rappresentativo il cui presidente viene eletto dai cittadini o dal Parlamento per un periodo determinato, la Repubblica Italiana. Ieri si è rinnovata questa importante festività. Come ogni anno, nonostante qualche presidente abbia affermato di non condividere appieno lo spirito militarista, hanno sfilato l'esercito e l'aviazione, i sommozzatori e gli alpini, i vigili del fuoco e i bersaglieri, i tricolori e le personalità, gli agenti a presidiare. Ho l'impressione che sia mancata proprio lei, la Repubblica. Prima o poi ci sarà chi troverà sufficiente forza per insegnare ai nostri dirigenti monarchici che il popolo non ha più alcun potere. Questa bella gente italiana, questi polentoni, questi meravigliosi terroni hanno perso qualsiasi potere. Siamo in balia di personaggi senza scrupoli che sono in grado di pilotare il parere di massa per i soli scopi personali di arricchimento materiale. Quando sfileranno la signora Maria con i suoi bambini, il signor Luigi con i suoi hobby, la bella Susi che fa cabaret, il simpatico Sergio con i nuovi progetti di energia alternativa? Il calzolaio Giovanni, la commessa Elisabetta, il muratore Egidio. Che fine ha fatto la Repubblica Italiana fondata nel 1946 e regolata dalla Costituzione? Era il 3 giugno 2007. Non è cambiato niente. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio a colori solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.